A poche ore dallo scioglimento delle Camere e dalla conferma della data delle elezioni politiche per il 4 marzo 2018, nel PD calabrese già si muove qualcosa. È di ieri sera la notizia che per ben 80 amministratori della provincia di Cosenza, il candidato PD nel collegio di Castrovillari deve essere il presidente del consiglio del comune di Paola, nonché fondatore della corrente Aria Nuova Graziano di Natale. Una richiesta esplicita, avanzata in una corposa lettera inviata al segretario nazionale dei Democrat Matteo Renzi e al coordinatore nazionale Lorenzo Guerini. La circostanza secondo cui 80 amministratori condividono un documento secondo cui insomma, è necessario partire dal territorio per il rilancio della nostra terra sia un fatto importante, anche un fatto innovativo nella politica degli ultimi anni, anche perché le decisioni degli ultimi tempi riguardavano semplicemente un gruppo ristretto di persone non allargate alla base del territorio, quindi allargate agli amministratori, ai sindaci, ai consiglieri comunali, agli assessori dei comuni, che sono quelle persone che stanno a diretto contatto con la gente e che obiettivamente hanno il termometro della politica, ma soprattutto dei bisogni dei nostri cittadini. Spero che ci sia la possibilità di poter rappresentare il nostro territorio al di là della mia persona per tutti quei cittadini, quegli amministratori che quotidianamente si impegnano e vedono la politica come servizio. Io sono davvero molto grato agli amici amministratori, ma in queste ore sto ricevendo tantissimi messaggi di solidarietà, ma soprattutto tantissimi messaggi di accostamento a questa nuova fase politica. Di questo sono molto orgoglioso e spero che i vertici nazionali del Partito Democratico, a cui è indirizzato l'appello, possano riflettere su come impostare questa campagna elettorale che ormai è alle porte. Il PD è in caduta libera in Calabria e quindi bisogna di nuovo andare a recuperare il consenso. Da dove si partirà? E si parte innanzitutto dai giovani. E la gente non è stanca del Partito Democratico, la gente è stanca di come è stato gestito in quest'ultima fase il Partito Democratico in Calabria, ritengo. Ecco perché bisogna ripartire dai giovani, dal mondo delle professioni, dal mondo degli amministratori, come ho detto prima, per dare un nuovo impulso, una nuova linfa al Partito Democratico calabrese. La scommessa è quella di mettere in gioco le energie migliori della nostra terra, una terra tanto bistrattata ma che ha tante risorse e che può esprimere davvero una buona e ottima classe dirigente. Credo che sia Renzi che Guerini, che sono informati quotidianamente della situazione calabrese, abbiano colto il senso dell'impegno anche di questa nuova componente di Aria Nuova, che non è una corrente, ma un modo di pensare diversamente alla politica e di coinvolgere quanti fino a ieri sono stati ai margini.